Questa denominazione definisce una libera associazione di artisti, scrittori e intellettuali nata agli inizi del XX secolo. Il nome deriva dal distretto di Bloomsbury a Londra, dove spesso si riuniva il gruppo a casa di alcuni dei suoi membri. La sua origine risale alla vita studentesca dell'Università di Cambridge, dove si intrecciarono le amicizie dei suoi vari componenti. Molti di essi avevano frequentato il Trinity o il King's College e molti erano stati apostoli, ovvero membri di un esclusivo circolo intellettuale semisegreto. Tra le figure principali del gruppo compaiono gli scrittori Forster, Linton Strachey, Virginia Woolf e l'economista John Maynard Keynes. Tra gli artisti e i critici Clive Bell, Vanessa Bell, Dora Carrington, Roger Fry, Duncan Grant ed Henry Lamb. Questo gruppo registrò la sua massima attività durante i primi decenni del XX secolo. Nelle arti visive il gruppo acquistò importanza negli anni 10, dopo che ne entrò a far parte Roger Fry. Fu in questo periodo inoltre che Vanessa Bell e Duncan Grant realizzarono i dipinti più sperimentali, dandosi all'astrattismo puro a partire dal 1914. Con l'inizio degli anni 30, il gruppo di Bloomsbury cessò di esistere nella sua forma originaria. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, le idee del gruppo passarono di moda e i suoi membri furono accusati di dilettantismo ed elitarismo. Dalla fine degli anni 70 nacque un nuovo interesse nei confronti del gruppo, in tutti i suoi aspetti. Il gruppo è nato a Londra, ma assunse grande rilievo nella vita culturale della Gran Bretagna. Tutti i membri del gruppo di Bloomsbury non erano uniti da uno statuto ufficiale né da una dottrina sociale o estetica comune. Ciò che teneva insieme il gruppo era soprattutto la convinzione dell'importanza delle arti e la franchezza e la tolleranza circa le questioni sessuali. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!